Mezzanotte e 21 in questo momento. Buonasera e benvenuti a Night Desk per raccontarvi i fatti del giorno. Lo faremo con i nostri servizi e li commenteremo con il nostro ospite che è l'onorevole Andrea Romano di Scelta Civica. Buonasera e benvenuto. Mentre invece poi per lo sport la parola andrà a Edoardo Soldati. Buonasera. Noi ripartiamo da Milano perché a Milano si è conclusa, o meglio si sta concludendo proprio in questi minuti, la prima giornata di lavori del vertice euroasiatico. 53 fra capi di Stato e di Governo, l'Europa che si mette in qualche modo in vetrina e che ha interesse ad attirare gli investitori asiatici, ma non c'è solo questo, c'è anche la questione energetica e la questione della pace, ovvero Ucraina e Russia, tant'è che infatti i protagonisti dei vertici di queste ultimissime ore sono proprio Poroshenko, il presidente ucraino, e Putin, il presidente russo, il quale Putin fra l'altro è atteso a minuti nella casa milanese di Silvio Berlusconi, dove si festeggerà e dove Silvio Berlusconi lo può ospitare perché ha ricevuto un permesso speciale dal magistrato di sorveglianza, ma vediamo il racconto di questo vertice. 53 capi di Stato e di Governo presenti in rappresentanza di Stati che comprendono oltre il 60% della popolazione mondiale, circa 1.750 miliardi tra investimenti diretti ed esportazioni da parte del vecchio continente. Numeri che fanno capire perfettamente l'importanza della due giorni del vertice Europa-Asia, in corso di svolgimento in una Milano blindata, bloccata e popolata da innumerevoli manifestazioni. Un'importanza ancora maggiore, visto il momento economico in cui si colloca, che rende gli scambi con il continente asiatico fondamentali perché l'Europa riprenda la strada di una crescita, invocata a gran voce sia dal premier Renzi che dal capo dello Stato Giorgio Napolitano in apertura della cena di gala a Palazzo Reale. Parole che giungono il giorno dopo il varo di una legge di stabilità non proprio basata sul rigore come avrebbe invece voluto un altro ospite di spicco del summit, Angela Merkel. Ci sarà anche lei, fra poche ore, insieme allo stesso Renzi, all'altro baluardo dell'anti-austerity europea François Hollande, al premier britannico Cameron, ai presidenti uscenti di Commissione, Consiglio europeo, Barroso e Van Rompuy, intorno al tavolo al quale siederanno, per la prima volta dopo la firma degli accordi di Minsk, il presidente ucraino Poroshenko e quello russo Putin, cui verrà chiesta proprio la completa attuazione di quell'accordo. L'appuntamento è fissato per le 8 in prefettura. Il leader del Cremlino, dal canto suo, si è fatto attendere a lungo, facendo precedere il suo arrivo nel capoluogo lombardo da una visita in Serbia, da dove ha parlato di rischi per il transito del gas dalla Russia all'Europa, sfoderando l'arma più potente a sua disposizione. Poi è planato su Milano in tempo per la cena, dopo la quale ha avuto un faccia a faccia di 40 minuti con il presidente Napolitano, prima di andare a trovare l'amico Silvio Berlusconi che lo attendeva nella sua casa milanese di via Rovani. Pace e stabilizzazione per l'Ucraina, questo ha invece detto di attendersi dall'incontro Poroshenko, che ha visto in due bilaterali sia Angela Merkel che Matteo Renzi. Onorevole Romani, rischiamo di restare al freddo secondo lei o questo vertice riuscirà in qualche modo a sciogliere le tensioni? Non credo sia interesse della Russia usare davvero l'arma del gas, perché come dire, sarebbe veramente un'arma finale, tranne quella militare, per carità. È stato giusto, io credo, adottare sanzioni, perché di fronte a un atteggiamento come quello russo che ha violato le norme internazionali nel caso ucraino, è stato giusto che la comunità internazionale abbia risposto con le sanzioni. Anche se questo ci ha danneggiato economicamente? Sì, però è chiaro che ci ha danneggiato economicamente, però è anche vero che la politica estera deve assumere dei costi anche di questo tipo quando ci troviamo di fronte a provocazioni di quel tipo. E ricordiamo che anche grazie alle sanzioni la Russia ha ritirato le sue truppe nelle ultime settimane dal confine ucraino, quindi c'è stato di fatto un miglioramento della situazione dovuto anche alla risposta severa e giusta della comunità internazionale, tra cui anche l'Italia. L'Italia tradizionalmente ha sempre sofferto verso la Russia di una sorta di ambiguità, non nella storia della politica estera italiana. Invece in questo caso io credo che il governo italiano si sia comportato molto bene, molto saggiamente, partecipando con rigore a quella che è stata una posizione appunto severa della comunità internazionale. Quella di Berlusconi secondo lei sarà anche un'azione diplomatica in qualche modo oppure solo amicizie? Ma io credo che in questa fase, al di là di qualche nota di folklore, si tratterà soprattutto di un incontro personale. Insomma, è chiaro che è noto che tra i due corre una grande amicizia, chiamiamola così, e quindi sarà forse una rimpatriata quella di stasera. Vedremo se risolveranno invece qualche cosa. Nel frattempo invece noi ci dobbiamo occupare dei conti, quelli della
legge di stabilità, ieri ve l'abbiamo annunciata, 36 miliardi, come sapete il testo definitivo ancora non c'è, però insomma si può già ragionare almeno a grandi linee, delle uscite vi abbiamo detto abbastanza nel dettaglio, sapete che ci saranno gli 80 euro in busta paga, che c'è il TFR, che ci sono questi sgravi fiscali per chi assume qualcuno almeno per 3 anni, ma come verranno pagati tutti questi provvedimenti? Bisogna andare a guardare alla voce entrate e alla voce entrate, oltre al diciamo il deficit che faremo di circa 11 miliardi e alla lotta all'evasione fiscale, ci sono anche 15 miliardi, e ve lo facciamo vedere, eccolo qua con questo cartello, di spending review. Dentro questi 15 miliardi, se li andiamo a scorporare, troviamo 4 miliardi che sono quelli che verranno chiesti alle regioni, 2,2 miliardi che sono quelli che invece dovranno diciamo tagliare comuni e le province, e 6,1 i ministeri. Ve l'abbiamo fatti vedere con questo cartello perché sono numeri da tenere a mente per capire il senso della polemica forte che c'è stata oggi fra le regioni con il suo portavoce, il suo presidente Sergio Chiamparino, che fa sempre parte del PD, e il presidente Matteo Renzi. Vediamo. Sono pronto ad incontrare il Presidente delle Regioni per parlare della legge di stabilità. Il Premier risponde così alle critiche che arrivano quasi all'unanimità dai governatori riuniti nella conferenza Stato-Regioni. Manovra insostenibile, ospedali e trasporto pubblico a rischio, ma Renzi reagisce duramente. Le cose che ho sentito sono oltre ogni immaginazione. Una manovra da 36 miliardi e le regioni si lamentano di 1 miliardo in più? Non prendiamoci in giro. Comincino dai loro sprechi, dice, anziché minacciare di alzare le tasse. Considero offensive le parole di Renzi, ribatte Sergio Chiamparino. Ognuno deve guardare i suoi sprechi. Mi chiedo, forse nei ministeri non ce ne sono? Tra i contestatori di Palazzo Chigi, infatti, c'è il renziano Sergio Chiamparino alla guida del Piemonte della conferenza Stato-Regioni. La responsabilità dello scontro con il governo è tutta in quel taglio di 4 miliardi alle regioni contenuto nella manovra economica adottata ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Si è creata una situazione insostenibile per noi, a meno che non ridurremo servizi essenziali come quello sanitario, piuttosto che aumentare l'IRAP, annuncia il presidente del Piemonte, mi dimetto. In pratica i governatori, quasi tutti del PD, contestano al governo la scelta di scaricare su di loro la responsabilità di decisioni impopolari. Come spiega anche il presidente del Lazio, è semplice, dice Zingaretti, abbassare le tasse con i soldi degli altri. Renzi cavalca la storia e a noi lascia il conto, aggiunge il pugliese Vendola, mentre il governatore leghista della Lombardia, Maroni, scandisce «siamo pronti alla lotta dura». Rompe il fronte antimanovra Marcello Pittella, capo della Basilicata, il quale dice «siamo pronti a fare sacrifici, così come ci chiede il governo nazionale, ma a patto che li facciano tutti». E allora andiamo subito a vedere come i giornali ce la raccontano, questa polemica che è poi quella che apre praticamente tutti i quotidiani domani. Sono partita dal Giornale, eccolo qua, perché ha un titolo che è apparentemente ostile ma in realtà non lo è affatto. Vedete, il Premier si fa nuovi nemici, Renzi chiude le regioni, meno soldi agli enti locali, i governatori minacciano sanità a rischio e alziamo le tasse. È questo il giusto approccio, diciamo? Cioè le regioni in realtà non hanno ragione, è una scelta corporativa, come ha detto fra l'altro un suo collega di Scelta Civica oggi, e fa bene il Premier a stangare? No, credo che da parte di alcuni governatori oggi si sia usato un tono eccessivo. Minacciare il ricorso a, diciamo, minacciare la punizione sanitaria, come è stata fatta da alcuni casi, è veramente un errore. D'altra parte, in questi anni è vero che abbiamo fatto tutti i sacrifici. È vero anche che lo Stato in molte sue parti è cambiata, pensiamo all'abolizione delle province, pensiamo a come, come dire, tutti i cittadini chiedono che lo Stato riduca la pressione fiscale. Allora, se noi chiediamo allo Stato centrale di ridurre la pressione fiscale, non è una bestemmia chiedere che le regioni abbassino la pressione fiscale. Faccio un esempio, io vivo a Roma, nel Lazio l'addizionale IRPEF è quella più alta d'Italia, allora è anche giusto che le regioni vengano chiamate a render conto del modo in cui loro usano le tasse regionali. E anche questa manovra, io credo, un modo per rendere le regioni virtuose, perché cambino qualcosa, pensiamo ai consigli regionali, pensiamo a tutti i costi della politica che non sono solo costi centrali, il Parlamento, i partiti, tutto vero, e stiamo lavorando anche dolorosamente per ridurle. Però questi costi vanno ridotti anche a livello regionale, quindi io non credo che ci sia un intento punitivo verso le regioni, credo ci sia una chiamata
alla partecipazione di tutti, regioni comprese. Vediamo allora gli altri titoli. Questo è il Messaggero. Tagli, scontro, Renzi, regioni. Eccolo qua. E poi si evidenzia come, fra l'altro, però, se non si dovessero raggiungere, eccolo, vedete, IVA, il maxi aumento scatta nel 2016. Questo perché, se appunto non si dovessero raggiungere questi tagli, ci sono le cosiddette clausole di salvaguardia che sono davvero molto rischiose dal 1° di gennaio. Andiamo avanti ancora, vi voglio far vedere Europa, manovra con scontro, il PD riformista fa tutto in casa, perché abbiamo visto non c'è solo Chiamparino ma anche, lo avete sentito nel servizio, il presidente della regione Lazio che, parafrasando appunto un detto non elegantissimo, ha detto facile fare i tagli con i soldi degli altri. Quindi Renzi non segue più comunque questo schema per cui ci sono gli amici e ci sono... si va contro tutti. Ma in questo caso la dinamica, che non credo sia tanto interna al PD, anche se il titolo di Europa è un titolo felice, credo sia davvero una dinamica presidenti di regioni e governo centrale. D'altra parte è vero che la maggioranza dei presidenti di regioni sono del PD. Poi, per carità, la politica si fa anche in questo modo. Può darsi che sia Zingaretti che Chiamparino giochino anche una partita politica, però credo che in questo caso almeno oggi la giornata racconti di un conflitto tra alcuni presidenti di regione, tra l'altro non tutti come abbiamo visto nel caso di Pittella, e il presidente del Consiglio. Però sono anche fiducioso che nei prossimi giorni si troverà il modo di trovare un accordo, perché davvero non è pensabile che questo conflitto prescinda dalla richiesta che gli stessi cittadini fanno alle regioni in molti casi. Certo, appunto, resta il rischio dei tagli alla sanità. Vedete, queste qui sono le cronache delle garantista, sottolineano regioni furiose con Renzi. Lui risponde a Sberleffi e per l'appunto mette insieme tutto il fronte contrario, Piemonte, Lazio, Campania, Veneto, ovvero PD, PDL, Nuovo Centrodestra e Lega tutti insieme, e ci costringe a tagliare la sanità o alzare le tasse. E la stessa tesi, più o meno, quella delle tasse, è anche quella che propone Libero, sanità, pensioni, spread, ecco dove casca l'asino. E sempre su questa linea resta anche il Fatto Quotidiano, che riporta proprio la frase di Zingaretti: facile tagliare le tasse con i soldi dei cittadini. Dovremmo avere ancora un ultimo titolo sempre su questo, eccolo qua, è quello di Milano Finanza, che però si riferisce ai fondi pensione, perché c'è una tassazione che riguarda anche i fondi pensione, che adesso stanno intorno all'11% circa e dovrebbero invece arrivare al 20%, che non è proprio il massimo, diciamocelo. No, però il 20%... qui non è questione di tutti devono fare i sacrifici. Però il 20% ricordiamo anche che è a livello di tassazione europea su questo tipo di, appunto, di capitali. È anche vero che con il TFR in busta paga c'è un'innovazione importante. L'Italia è l'unico paese che prevede ancora la liquidazione vecchio tipo. Io credo che sia una buona misura quella, come dire, di lasciare al lavoratore la libertà di scegliere che uso farne di questo TFR. D'altra parte ricordiamo davvero che questa è una legge di stabilità che per la prima volta da tanti anni non prevede un aumento della tassazione, e quindi insomma dobbiamo anche riconoscerne, io credo, gli importanti motivi positivi. Perché lei dà per scontato che per esempio le regioni riescano a fare quello che hanno detto di fare e che non aumenteranno le tasse? No, allora, se aumenteranno, se ci saranno regioni che aumenteranno le tasse... Se poi mi tagliano i servizi sanitari, sì, o mi tagliano i trasporti... Allora, metterei non è così, che... se un governatore aumenterà le tasse, poi dovrà rispondere ai propri elettori, come succede, come dire, in ogni comunità politica, perché non è che la questione cittadino-politica riguarda soltanto lo Stato nazionale. Se un qualunque governatore riterrà di aumentare l'addizionale IRPEF, alle prossime elezioni regionali forse gli elettori se lo ricorderanno. Qualche presidente di regione, secondo me, penserà di tirare fuori una bacchetta magica, che dire abracadabra, perché non so come farà, ma anche perché poi c'è anche chi dice che comunque questa manovra salterà. Lo dice Beppe Grillo, perché anche oggi in borsa siamo andati molto male, non solo noi per la verità, dovremmo avere un cartello, eccolo qua, vedete, Atene è ancora la peggiore, ma anche noi non è che oggi ce la siamo cavata benissimo. Ma quello che vi voglio far vedere è soprattutto il dato dello spread. Oggi a un certo punto siamo perfino arrivati a quota 200 e non succedeva da febbraio. Dice per l'appunto Grillo che se continuiamo a rimanere a questi livelli la manovra salta. Quello che è saltato nel frattempo, perché della manovra ancora non lo sappiamo, è invece l'elezione dei giudici della Consulta. Si è votato ancora oggi, ormai sta diventando una sorta di tormentone, è andata a vuoto. C'erano pochissimi deputati e senatori, 538, e qualcuno ha continuato fra l'altro a votare per, diciamo, prese
in giro il presidente Grasso, fra l'altro che era stato proposto dalla Lega, che oggi ha detto no, non votatelo perché è andato nel frattempo in Sud America e quindi non so, insomma siamo veramente allo show. Rampelli ha aperto un ombrello in aula per ricordare gli studenti di Hong Kong, insomma è successo di tutto. Però il senso è che in realtà non è stata fissata più una data per la prossima elezione. Eccolo qua, questo è il volantino di Grasso in Sud America. Mi dicevo, non è più stata fissata una data per la prossima elezione perché si è detto, ok, prendiamo un po' di tempo, si voterà probabilmente la prossima settimana, cerchiamo di metterci d'accordo. Secondo lei è una buona tattica questa? No, è una tattica inevitabile. Io le confesso che oggi non ho votato perché francamente mi sono stancato di votare scheda bianca perché la considero anche un po' irrispettoso, no, verso di me, ma verso la carica che dobbiamo eleggere. È chiaro che questo sistema non funziona, un sistema per cui un tempo ci si metteva d'accordo tra due partiti e si eleggeva come sarebbe giusto. Non ci sono più due partiti, ci sono tre blocchi. Dobbiamo prenderci una pausa e ragionare come quando abbiamo eletto il Presidente della Repubblica. Dobbiamo trovare dei nomi condivisi anche con l'opposizione, cosa che finora non è stata fatta. Quindi, con tutto che io non ho una grandissima stima dei 5 Stelle, però dobbiamo trovare anche il modo di avere un accordo con i 5 Stelle su figure che avranno certamente un ruolo di garanzia. Ecco, però appunto a proposito del ruolo dei 5 Stelle, qualcuno oggi ha accusato loro di essere loro che perdono tempo e di fare ostruzionismo. No, vabbè, loro perdono tempo e fanno ostruzionismo, ed è così certamente perché hanno scelto questa tattica ormai su qualunque provvedimento parlamentare, ma per quanto riguarda i membri della Corte Costituzionale è un'altra questione e io credo che davvero loro debbano essere coinvolti. D'altra parte rappresentano un pezzo... Loro li hanno proposti dei nomi. Sì, però fino ad ora loro hanno proposto dei nomi che non erano accettabili. Tutti hanno fatto un po' un gioco delle parti. PD, Forza Italia, eccetera. Dice, però si potrebbe arrivare... Secondo me ci dobbiamo arrivare prendendoci una pausa. Non possiamo, tra l'altro, finisco, votare in questo modo come abbiamo fatto fino ad oggi blocca l'attività parlamentare. Dobbiamo per forza prenderci una pausa. Se no tutti i parlamentari sono costretti a sospendere qualunque tipo di lavoro perché c'è questa scheda bianca da mettere nell'urna. Anche perché ci avete da fare la legge di stabilità, perché per ora è stata solo presentata, ma adesso bisognerà approvarla. Continuiamo a parlare del Movimento 5 Stelle. Oggi non è stata una gran giornata per loro, ci sono stati problemi in Europa, ma anche qui a Roma. Vediamo. Forse tardiva, ma la risposta di Beppe Grillo alle contestazioni di Genova arriva via video, con questo filmato che lo ritrae mentre spala il fango. Il video è datato 14 ottobre, si vede Grillo coperto da un cappuccio e si vedono i suoi parlamentari, Sant'Angelo, Brescia, Carinelli, Fraccaro, Battelli, Valente. Abbiamo aiutato a spalare e sgomberare strade, palazzi e marciapiedi, il commento al filmato che arriva nel giorno peggiore per i 5 Stelle, stretti da una polemica interna, uno scontro quasi fisico tra una deputata Eleonora Bechis e un senatore Alberto Airola, entrambi eletti in Piemonte, su vicende legate al territorio, e dal dissolvimento del gruppo europeo, quello che riuniva i parlamentari del Movimento 5 Stelle con quelli del UKIP di Nigel Farage, alleanza che aveva suscitato molte polemiche all'interno del movimento, soprattutto per le posizioni di Nigel Farage su donne e omosessuali. È giusto che noi adesso ci sediamo con calma e valutiamo bene quello che dovremmo fare, non abbiamo comunque un fucile puntato alle spalle, se siamo qui non decadiamo da deputati. Causa di questo dissolvimento, la fuoriuscita di una eurodeputata verde, lettone, salpata verso i socialisti, forse attratta, si dice, dalla promessa di un incarico di rilievo. Siamo tutti delusi da quanto è successo, dicono gli europarlamentari 5 Stelle, una tegola in attesa in realtà, su cui c'è poco da fare, ma se da Strasburgo arrivano pessime notizie, non sono buone neppure quelle che circolano a Roma sulle polemiche interne. Ieri all'Assemblea dei parlamentari 5 Stelle al Senato sono dovuti intervenire i commessi per evitare che si arrivasse, testuale, a pugni e calci. Ritorniamo a parlare di Berlusconi invece noi nel frattempo, perché lo ricorderete, no? A luglio era stato assolto in secondo grado nel processo Ruby, c'era chi parlava addirittura, no, di riconciliazione possibile. Ebbene, sono finalmente uscite le motivazioni di quella sentenza, motivazioni molto interessanti che vale la pena di ascoltare.
Non ci sono prove che Silvio Berlusconi fosse a conoscenza che Ruby all'epoca dei festini ad Arcore era minorenne e sarebbe escluso qualsiasi tipo di intimidazione da parte dell'allora Presidente del Consiglio nei confronti della questura per far sì che la giovane marocchina fosse affidata a Nicole Minetti. E quanto è scritto nelle 330 pagine delle motivazioni con cui la Corte d'Appello di Milano il 18 luglio scorso ha assolto per il caso Ruby l'ex Premier che in primo grado era stato condannato a 7 anni di carcere. Nelle carte si parla però di atti sessuali consumati nelle feste ad Arcore e definiscono provata l'attività di prostituzione di Karima El Marug, della cui età, si legge, non era a conoscenza Berlusconi. E poi c'è l'accusa di concussione. Berlusconi è assolto perché il fatto non sussiste proprio in virtù della nuova normativa contenuta nella legge Severino. Quel 27 maggio del 2010, quando la giovane Ruby venne affidata a Nicole Minetti, allora consigliera regionale del PDL in Lombardia ed ex igienista dentale. Berlusconi che chiama Ostuni, il capo del gabinetto in questura, per far uscire la ragazza. Secondo la Corte d'Appello, la telefonata ha sicuramente accelerato le pratiche, ma non c'è stata alcuna costrizione tramite minaccia, né alcun favore per il funzionario. Se mai ci fu, si legge nelle carte, una sorta di accondiscendenza da parte del capo di gabinetto perché spinto da timore reverenziale davanti all'autorevolezza del Presidente del Consiglio. E ovviamente questo argomento c'è sulle prime pagine dei giornali, in particolare di alcuni giornali. Quello che vi mostriamo è Libero. Eccolo qua, la sentenza sul CAV, uno schiaffo ai moralisti. Non sapeva che Ruby fosse minorenne. Vi voglio però far vedere anche l'altra parte, ovvero il Fatto Quotidiano, perché firma un lungo, lungo articolo Marco Travaglio, lo vedete qua di spalla, eccolo qua. Avevamo ragione noi. Non basta, fra l'altro, la prima pagina, un articolo che prosegue anche nelle pagine successive per spiegare invece nel dettaglio come secondo lui le cose siano andate diversamente. Non ne usciamo. No, io aspetto ancora di leggere un articolo di Travaglio in cui dice non avevo ragione io. Questa è una curiosità giornalistica. Aveva sempre ragione lui, però. Vabbè, però insomma, su questa vicenda di Ruby. Guardi, io sono abituato a non commentare le sentenze. Le motivazioni sono queste e mi pare che i guai giudiziari di Berlusconi, come dire, siano stati anche altri. Il mio auspicio, non sono mai stato un elettore di quel partito, però il mio auspicio è che il centrodestra italiano superi questa fase e che ha avuto anche in questi episodi, come dire, un'atmosfera non proprio incoraggiante. E si vada avanti. Esatto. Allora, andiamo avanti anche noi, perché vi dobbiamo raccontare che cosa sta succedendo, almeno a livello di decisioni importanti, intorno al virus Ebola. Ieri vi avevamo anticipato che ci sarebbe stato un vertice a Bruxelles voluto dal nostro ministro della Sanità Lorenzin, che si è svolto, ma di Ebola si è parlato anche al vertice euroasiatico e ne ha parlato anche il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Allora sentiamo quali sono le conclusioni. Per debellare l'Ebola bisogna stanziare $1 miliardi, ma il rischio di un'epidemia in Europa è basso. Sono queste in sintesi le parole del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon sul virus che continua a mietere vittime in Africa occidentale. Un virus, come sottolineato oggi dal presidente degli Stati Uniti Obama, fino a questo momento sottovalutato. Non è un caso che proprio negli Stati Uniti si siano registrati i 2 casi di contagio nel proprio territorio, unico paese non africano in cui l'Ebola abbia avuto una simile propagazione. Oggi a Bruxelles, riunione straordinaria dei ministri della sanità dell'Unione Europea, un vertice chiesto dalla presidenza italiana in cui è stato stabilito il rafforzamento dei controlli negli aeroporti sia in Africa occidentale, soprattutto per i voli che partono da Guinea, Liberia e Sierra Leone, ma anche negli aeroporti di Londra e Parigi, dove verrà controllata la temperatura ai passeggeri che arrivano dai paesi a rischio. In Africa però l'epidemia continua a espandersi, in Guinea è stata infatti raggiunta dal virus anche l'ultima parte del paese che ancora non era stata colpita, mentre la Liberia ha ordinato oggi 85.000 sacchi per cadaveri. E di Ebola ha nuovamente parlato il Premier Matteo Renzi, che ha annunciato lo stanziamento di 50 milioni di euro insieme alla Gran Bretagna per rispondere all'appello sull'emergenza lanciato dalle Nazioni Unite. L'allarme globale su Ebola tocca anche il mondo dello sport. Il governo marocchino ha chiesto oggi ufficialmente alla CAF, la Federcalcio Africana, di annullare o di far slittare la Coppa d'Africa in programma in Marocco dal 17 gennaio all'8 febbraio 2015. Per preservare il paese dal possibile propagarsi del virus. Una decisione in merito dovrebbe essere presa il prossimo 2 novembre. A rischio potrebbe esserci anche il campionato mondiale per club in programma dal 10 al 20 dicembre, sempre in Marocco. E allora, visto che si parla di Coppa d'Africa e dunque di sport, la parola a Edoardo Soldati.
Grazie Flavia. Guarda, si parlava di un virus molto pericoloso, ma paradossalmente anche il calcio italiano riesce a liberarsi di un virus che l'ha attragliata dalla sera del 5 ottobre. Stiamo parlando dei veleni del dopo Juventus-Roma. Ormai ogni giorno praticamente c'è una reazione, c'è qualche presa di posizione e tramite la prima pagina della Gazzetta dello Sport andiamo a vedere chi è che parla questa volta. Eccoli qua. Sono Capello e Trapp che dicono giù le mani dalla Juve. Capello dice: io vinsi con la Roma, quindi è possibile battere la Signore. Sudditanza psicologica, io so che in certi club sono abituati a vincere. E invece il Trapp dice: i bianconeri giocano contro tutta l'Italia, il violino di Garcia è stato un brutto gesto, devono avergli inculcato un'idea sbagliata. E allora sullo stesso tenore è andato invece il Corriere dello Sport, ma sentendo l'altra sponda, perché a parlare è il capitano della Roma, Francesco Totti. Ecco qua, tutta pagina, Totti esclusivo, risponde alle mail dei tifosi. Juve-Roma, giusto reagire. Non credo che il mio sia stato un intervento esagerato, ma pensarci ancora sarebbe un danno. Le parole di Buffon, io e Gigi su questo abbiamo idee diverse. Battere il record di gol di Piola è un mio obiettivo, io ci credo, dopo di me la bandiera sarà De Rossi, questa squadra ha un grande spirito. Ma se noi andiamo in taglio basso, vediamo sempre dal Corriere dello Sport, vediamo che c'è un altro piccolo tormentone, perché è rappresentato da Mario Balotelli. Eccolo qua, Balotelli che stavolta è contro Prandelli e lo accusa non è un vero uomo. Bene, allora andiamo a riassumere tutti i temi della giornata calcistica con il nostro servizio. In attesa di fare gol in Inghilterra, Mario Balotelli entra a gamba tesa sull'ex CT Prandelli. Gli uomini veri, se hanno qualcosa da dire, parlano in faccia. La frecciata è rivolta alla critica dopo la partita mondiale con l'Uruguay, quando l'allenatore disse ai giornalisti che Balotelli non è ancora un campione e deve dare più garanzie sul piano della tranquillità. Non me l'aspettavo, aggiunge Balotelli, e non ho voluto replicare perché non ha senso. Nell'intervista al magazine britannico Sport parla del suo rapporto con la maglia azzurra, che ama fortemente, e del dispiacere per essere diventato il colpevole del fallimento mondiale. Rivolto al presidente della nazionale ammette di comprendere le scelte di Conte, che lo ha tenuto fuori dalle convocazioni. Non ho segnato, mentre altri come Pelé si meritano di giocare con l'Italia. Giusto che io adesso stia fuori. Balotelli non è l'unico a dare giudizi trancianti su personaggi e comportamenti del calcio italiano. Fabio Capello ficca il naso sulle tensioni del dopo Juve-Roma, pungendo i giallorossi. La Juventus è una squadra con la mentalità vincente, questa è la differenza. Promuove l'uso della tecnologia, che eviterebbe discussioni inutili. Poi il CT della Russia torna su un suo cavallo di battaglia, quello degli stadi poco sicuri per colpa degli ultra che decidono. In Italia si va alle partite come in guerra. Il decreto appena votato dal governo dovrebbe bonificare le situazioni più delicate, ma sta provocando l'insurrezione dei club della Lega di Serie A. Sulla percentuale degli incassi da versare per gli straordinari delle forze dell'ordine interviene Lotito, che annuncia una forte opposizione nelle sedi istituzionali. Lotito guarda anche alla sua Lazio e parla di processi mediatici intorno al capitano Mauri, tornato al centro dell'inchiesta sul calcio scommesse, secondo alcuni giornali. Inaccettabili sospetti su di me, dice il calciatore, mi tutelerò nelle sedi legali. Prima di darti la parola, Flavia, una notizia che arriva da Belgrado, perché la stampa serba, c'è un'indiscrezione per cui la famosa partita del drone, l'incontro fra Serbia e Albania, dovrebbe essere rigiocato in campo neutro e forse anche senza pubblico, quindi a porte chiuse. Nel caso si rigiocasse, precisa il giornale, l'incontro ricomincerebbe dal primo minuto e non dal 41esimo, il minuto in cui è stato interrotto per i disordini. A te la parola. Per dare la linea alla pubblicità, però poi torniamo, fra l'altro abbiamo una bellissima notizia da darvi a proposito di Kobane. Dopo. E allora concludiamo la nostra serata di informazioni con una notizia che è stata rilanciata dalla BBC e che però sembra confermata. Kobane sarebbe quasi completamente liberata. Stiamo parlando di quella città cittadina, perché 40.000 abitanti, ma strategica, situata al confine fra la Siria e la Turchia, città
curda che è stata, era praticamente presa ormai dai guerriglieri dell'ISIS che avevano addirittura essato la bandiera nera sulla città, e invece pare che finalmente questa sera ci siano solo alcune sacche di resistenza in due aree orientali, ma le forze dell'ISIS siano state battute dai militari peshmerga curdi, dunque senza l'aiuto della Turchia che non ha fatto assolutamente nulla. La domanda che io vorrei fare a lei, onorevole, però, ha a che vedere con il nostro impegno in questo conflitto, perché oggi il ministro della difesa Pinotti ha detto che noi abbiamo fornito, oltre alle armi che avevamo già dato a settembre, un aereo per il rifornimento in volo, due velivoli senza pilota e soprattutto 280 militari che andranno a fare gli istruttori delle forze curde e dei consiglieri degli altri comandi delle forze irachene. Qualcuno ha detto siamo in guerra bypassando il Parlamento. Come la vede lei? Vedo la decisione del Ministro una buona decisione, perché noi non possiamo ritenerci estranei a quanto sta succedendo lì. Non è una questione che riguarda i turchi, i curdi o appunto gli iracheni, riguarda anche la comunità internazionale e gli italiani. Ricordiamo che lo Stato Islamico, questa organizzazione, è un'organizzazione totalitaria, sanguinaria, abbiamo visto tutti le teste impalate, e che esplicitamente minaccia i paesi occidentali, in primo luogo l'Italia. Quindi non si vede perché l'Italia dovrebbe ritenersi estranea a quanto sta accadendo lì. Giusto quindi essere coinvolti con istruttori, dando aiuto, come dire, logistico e anche militare. D'altra parte l'ottima notizia che lei ha citato riguardante Kobane è una notizia che intanto aspettiamo che si realizzi completamente, ma non c'è dubbio che sarà così, ma è anche dovuto al fatto che la comunità internazionale finalmente si è svegliata, perché quello che stava succedendo a Kobane era una tragedia. Sì, se la sono vista però da solo i peshmerga, sì, c'è però stato con qualche bombardamento. Però, sì, insomma, però insomma, no, diciamo, ma certo, che i peshmerga hanno fatto il loro dovere e l'hanno fatto bene, però è stato anche importante che la comunità internazionale si sia mossa, perché per molte settimane c'era in corso un massacro. Ci ricordiamo Srebrenica, no? La tragedia che fu in Bosnia. Adesso tutti stiamo ricordando Srebrenica, il silenzio della comunità internazionale. Finalmente in questo caso abbiamo evitato che una città, tra le tante atrocità che l'ISIS ha commesso, abbiamo evitato che una città venisse espugnata e che i suoi abitanti fossero massacrati, perché questo sarebbe successo. Quindi queste cose si fanno intervenendo, non si fanno così auspicando che le cose vadano bene. Va bene, grazie allora all'onorevole Andrea Romano che è rimasto con noi, grazie ad Edoardo Soldati per lo sport e soprattutto a voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani sera. Buonanotte.